Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come mettere il CarPlay in un Qashqai del 2009. Quindi ho già io predisposto, ho smontato più o meno tutto, ho cominciato a smontare lo schermo principale e ho già smontato lo stereo, quello originale. Per togliere la plastica sopra lo schermo, come vedete, c'è una copertura qua e ci sono due viti qua sopra che dovete avere il giravite mano perché si smontano da qui e c'è il vetro qua. Poi ci sono sempre quelle a incastro da sotto. Togliendo questo, abbiamo sempre le viti qua dentro. Togliamo tutte le viti e viene estratto. Quindi sono in basso e poi ci sono tutte le relative viti qui sopra e da questa parte di plastica diciamo è tutta da sganciare, no? Infatti se vedete c'è 1, 2, 3 e 4 è la parte superiore, quindi praticamente si tiene solamente con le viti dello schermo e abbiamo tolto anche questo pezzo qua. Questo perché nel kit che ora abbiamo praticamente tutta la plastica in sostituzione perché il tappo, perché questa parte di qua non ci sarà più e quindi la plastica cambia e si deve mettere quella con diciamo che copre. Intanto abbiamo la telecamera, la prolunga con il relativo positivo di trasferimento, perché comunque il negativo ce l'abbiamo anche sulla parte questa laterale, il centro è il segnale video e quindi possiamo anche trasportarla in questa maniera. E la spinettina per la videocamera, se abbiamo alimentazione nelle vicinanze, no? Ovviamente la dobbiamo mettere sotto la retromarcia. Poi ci abbiamo questo spinottino qui che è con la USB, quella tradizionale. Poi andiamo a vedere cosa serve. Poi abbiamo, cosa importante, tutti i cablaggi già in plugin con diciamo i spinotti che troviamo sul Qashqai, no? Compreso quello dell'antenna. Altri spinotti, poi c'è la presa USB molto comoda per la musica, tutto lo spinotto con tutte le connessioni possibili e immaginabili, compreso quello dell'AUX, l'antennino GPS, un aggeggino in plastica molto utile che serve per estrarre le plastiche senza danneggiarle. E un giravite americano che serve per quelle viti che ci sono per fissare la videocamera, davvero molto carino. Il silicio all'interno, la bustina di silicio che serve per attrarre tutta l'umidità. Ed infine lui, davvero una bella sorpresa perché tra l'altro è pure leggermente più grande, è davvero molto carino. Bene, quindi dal vecchio cominciamo a togliere gli areatori e il tasto delle quattro frecce e lo andiamo a inserire su questo nuovo. Con gli areatori dobbiamo ruotare e far finire questo pezzettino qui oltre questa plastica per farlo uscire. Per inserirle invece è molto più facile perché mettiamo dritto così, vedete, questo entra qui e poi spingete ed entra a scatto. Ok, adesso andiamo a mettere tutte le connessioni, quindi cominciamo con l'alimentazione principale ed è inserita. Quella dove c'è anche la USB,
l'antenna e la sua alimentazione, che è sempre il blu. Mettiamo tutte le connessioni sul primo. State tranquilli perché non si può sbagliare, perché le spine sono tutte diverse. L'unica cosa che dovete fare, che possibilmente è un po' fastidioso, è mettere le molle qui di aggancio, che qui sto vedendo che non ci sono, e bisogna andare a toglierle da quello originale. Quindi armatevi di santa pazienza e dovete, con un giravite italiano finissimo, dovete inserirlo sotto e andare a... sollevare il pezzettino che vedete intagliato qui per poterlo uscire. Ve ne estratti, ce n'è uno in meno, perché la versione questa con lo schermo ne ha solo due da questo lato, e questo, diciamo, ne vuole tre. Bene, fatte le connessioni, proviamo. Ah, già parte direttamente con la musica. Cioè, ma che è? Bene, smontato la parte del rivestimento dietro, togliendo i due tasselli e il perno che c'è nella maniglia, e tutto con i tasselli a incastro. Siccome già qua c'è presente una videocamera, una retrocamera, e vedete nella spina c'è il positivo, il negativo e i due fili del segnale, quindi vediamo se riesco a recuperarli lì davanti, diciamo, guardando, questa è l'altra spina, guardando questi fili. Di più mi interessano il nero e il... diciamo questo bianco, che è il segnale video. Quindi che faccio? Metto i due primi pin in corto con quei fili di rame aggrovigliati. Di qua ovviamente controllo se c'è la continuità e con il tester controllo se c'è la continuità con il tester, mettendolo in questa posizione. Se c'è continuità significa che qui siamo riusciti a metterlo in corto, e adesso andiamo davanti e andiamo a cercarlo ovviamente sulla spina del monitor, e dovrebbero essere questi due, questo bianco e questo nero che ci sono al centro. E infatti sentite dal suono che fanno che sono loro. Bene, l'ulteriore conferma ce l'ho perché, sguainandolo, i due se ne vanno per un verso. Bene, eccoli tagliati. Adesso li dobbiamo andare a cablare con una spina. Rimontiamo di nuovo la spina perché dobbiamo provare di far funzionare la sua originale, e la rimontiamo e andiamo a mettere la spina in fondo. Ci vuole che ci andiamo a cablare una spina di questa, però mi sembra pena tagliare questi che già sono belli cablati. Ne vado a comprare una da cablare e andare a saldare direttamente nei fili. Ragazzi, purtroppo vi devo dire che sto per forza passando questo cavetto, perché sì, questo di qua ci arriva, per come vi ho detto io, però il segnale della retromarcia da queste spine non riesco a trovarlo. Ho smontato pure la leva del cambio dove ci sono i fili e c'è una spina, ma non c'è un segnale che dà la retromarcia, e mi secca smontare tutta la leva per andare a vedere diciamo la retromarcia. Quindi sono costretto a passare questo cavetto qua, che gli dà il segnale della retromarcia da questo qui, e sono costretto a cambiare la videocamera, perché il segnale della videocamera originale non lo vuole,
ma funziona solamente su CVBS in, perché quello è un, diciamo, un canale che ha, accetta tutti i tipi di formati, mentre quello originale della macchina non lo vuole, quindi siamo costretti a passare questo cavo. Ho smontato la sua originale con il cavettino e andrò a staccarla da questa piastra qua. Quella sua è in dotazione, la vado pure a staccare da queste due viti e la vado ad avvitare in questo piatto facendo due nuovi fori. Ovviamente la vado a sganciare dalle due viti laterali, perché qua mi viene male se no metterla qua sopra bene. Tra l'altro i fori si devono fare un pochettino più sopra, così poi il filo esce da sotto. Facciamo i due fori qui, uno e due, poi lo spazio per il filo qua c'è, se no allarghiamo leggermente questo. È venuto carino il fissaggio, dai, molto grazioso, mi piace. Vedete, le due viti, i due fori, ho allargato per il filo, va bene. Ovviamente che fa fare avere sempre l'attrezzatura bella a portata di mano, la punta da 2, la punta da 3. Senza di queste non lo potevo fare assolutamente. Lo facevo, dico, prendevo il ferro filato, lo riscaldavo e bucavo, però sempre metodi rudimentali. Pazienza, quindi smontiamo da questo lato, dobbiamo infilare i fili da qua, arrivare fino a qua, un filo solo, ci vorrebbe solamente un filo di questo, ma purtroppo non ce l'ho così fino, che ci sono, gli passo questo, che devo fare, non ho altro modo purtroppo. Qua si deve togliere il tetto, perché me ne vado su dal tetto, scendo sullo stereo. Ragazzi, ho recuperato questo filo dal cavo coassiale, quello 6x1, perché questi spinotti qua viene male a farli entrare, quindi ora con questa sonda, che è un'antenna, lo infilo qua e a passare questo ci sto un attimo. Bene, passato questo e ci inseriamo qua dentro e arriviamo qua sopra alla spina. Bene, passato il positivo, lo mettiamo qua per ora perché poi lo dobbiamo saldare, e cominciamo, diciamo, da questo lato, il più rognoso. Bene, per avanzare il cavo qui ho un trucchetto: stiratelo bene così in punta, diciamo, piegatelo. Se vedete bene in fondo c'è il foro, perché è scatolato, c'è il foro che poi scende verso qui, quindi qua io faccio così, ok? E se vedete bene il cavo è qua, quindi non c'è bisogno di togliere tutto. Altro trucchetto: vedete la luce in fondo? Sono riuscito, io ho messo la lampada laterale e vedete il filo, ok. Bene, arrivati qua togliamo la guarnizione, e poi qua è una giocata, che togliendo la guarnizione poi infiliamo il cavo qua sotto così e siamo pronti. Di qua sempre quel pezzettino d'antenna da parte a parte e la incolliamo con lo scotch. Fatto. Bene, arrivato qui il rosso lo colleghiamo sul reverse camera. Bene, saldato il filo, vi ho messo sempre il cavetto video che ho preso dall'impianto della macchina. Bene, va bene. Ovviamente qua il foro già c'era, perché in origine già l'aveva, però voi basta che smontate questo baffo e questo intaglio lo potete fare tranquillamente, va bene? Questa è l'immagine che si vede, davvero molto nitida, mi complimento per la qualità di questa videocamera. Vi ringrazio per la visione, se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale, e ci vediamo al prossimo video.